stiamo cercando di tornare con fatica alla normalità di un lungo periodo particolarmente complesso ed impegnativo, periodo appunto del lockdown. La pandemia ci ha rubato la possibilità del confronto scientifico in presenza, togliendoci anche il piacere dello stare insieme. Simmedo però non si è battuta, per questo ha continuato a mantenere vivo il dibattito sulle attualità relative alle tematiche di nostra competenza e ha realizzato in questi mesi seminari interattivi da remoto. Adesso finalmente possiamo, nel rispetto delle regole del distanziamento e dei dispositivi di sicurezza, tenere i nostri incontri. Infatti abbiamo lanciato una sfida e abbiamo stabilito il nostro 19° congresso nazionale, che si terrà in presenza dal 15 al 17 ottobre prossimo nella splendida cornice della città di Palermo. Simmedo continua ad aggregare sempre più tutte le figure professionali che operano quotidianamente nel settore delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità. Tutte queste iniziative sono mirate ad una crescita costante degli specialisti addetti, avendo come principale obiettivo il miglioramento dell'assistenza dei pazienti e la difesa dei propri operatori sanitari. Da sempre Simmedo abbraccia valori di condivisione, di inclusività, di cooperazione con altre società. Questa è la vera storia della Simmedo. Anche quest'anno Simmedo propone queste 3 giornate di studio specificatamente rivolte agli aspetti clinico-pratici e continua a stipulare accordi di collaborazione con altre società scientifiche presenti in questo congresso che hanno finalità ed interessi comuni in linea con l'oggetto sociale della Simmedo. Le novità. Nel congresso ci sono tante novità. Il mondo del trattare la malattia diabetica è completamente cambiato. Siamo in un mondo nuovo, con nuovi farmaci, con nuove tecnologie. Le novità di quest'anno riguardano la nuova visione del trattamento del diabete mellito come malattia complessa che rappresenta appunto un contenitore di molteplici sindrome cliniche accomunati da alterazioni del metabolismo glicolipidico, da infiammazione cronica, da stress ossidativo, dalla disfunzione endoteliale e di molto altro. Pertanto le sessioni innovative e di grande interesse di nuova concezione saranno cuore e diabete, rene e diabete, che vedranno prestigiosi relatori internazionali e nazionali ed italiani. Infine, da evidenziare una parte che a me sta molto a cuore perché la curo già da un po' di anni a questa parte, che è in pratica il diabete e la medicina di genere, quindi con l'infertilità e le alterazioni sessuali ad essa connessa, quindi alterazioni sessuali maschili e femminili nel diabete. Pertanto concludo dicendo che con vera gioia vi aspetto a questa sfida che si mi ha lanciato dal 15 al 17 ottobre con questo congresso in presenza. Pertanto un arrivederci, a presto.